Non è giusto, se hai un minimo di rispetto e affetto per me. Siamo ancora recenti, ci vogliamo bene, siamo legati, siamo due patatini. Come puoi pensare di iniziare a frequentare un altro? Che persona ridicola sei! Questo è uno dei numerosi messaggi inviati da Filippo Turetta alla sua ex fidanzata, Giulia Cecchettin, nei giorni precedenti il delitto avvenuto l'11 novembre a Vigonovo, Venezia. Ora Turetta, di 22 anni come la sua vittima, si trova in carcere accusato di omicidio. Ha confessato il crimine e sta aspettando di essere processato. Nel frattempo, dalle indagini emergono nuovi e inquietanti dettagli. Da quando la relazione con Giulia era terminata, Turetta aveva mostrato segni di crescente ossessione. Protestava per la sua apparente distanza, escludeva categoricamente la possibilità che lei avesse nuove relazioni, tentava di controllarla in ogni modo e minacciava addirittura di suicidarsi. La sua rabbia cresceva giorno dopo giorno. Un episodio particolarmente emblematico è stato il suo insistente desiderio di ricevere un messaggio di buonanotte ogni sera. Per Turetta, questa consuetudine era diventata una vera e propria ossessione. Anche dopo la rottura, lui pretendeva di ricevere un messaggio di buonanotte dalla sua ex, ma lei, vista la situazione, aveva smesso di inviarlo, scatenando la furia di Turetta. Un messaggio vocale inviato da Turetta a Giulia esprime chiaramente il suo stato d'animo. «Mi sembra del tutto corretto che io possa lamentarmi del fatto che tu non voglia più darmi la buonanotte e che tu possa scriverlo a qualcun altro, cioè mi sembra una cosa violentissima nei miei confronti». Questo e altri messaggi sono stati inclusi negli atti processuali come prova dell'ossessione di Turetta e della sua percezione distorta del comportamento di Giulia. Per comprendere quanto Turetta fosse legato in modo esasperato all'abitudine della buonanotte, è sufficiente esaminare la trascrizione dei messaggi vocali del 7 novembre 2023. Quel giorno i due hanno avuto una lunga e accesa discussione. Turetta rimproverava Giulia per la mancanza di attenzioni e diceva: «Sono molto triste, Giulia. Ho bisogno del rapporto che avevamo, quel nostro bel rapporto che ci rendeva felici. Stavamo bene insieme, per favore. Ho bisogno che ci vogliamo bene e sono sicuro che così potrebbe andare tutto al meglio. Parliamone, ascoltami, dammi questa possibilità. Ti prego, voglio mantenere il nostro rapporto». Giulia rispose: «Smettila di inviarmi messaggi in cui ti lamenti. Ripeti sempre le stesse cose. Ho deciso di non dirti più buonanotte, basta». Ma Turetta replicò: «Non sto piagnucolando. Sto veramente male e peggioro ogni giorno di più. Da un momento all'altro potresti togliermi il tuo supporto e il tuo affetto. Ho ancora bisogno di te e del nostro rapporto». Esausta dai ripetuti messaggi, Giulia rispose: «Pippo, smettila. Non ti sto togliendo il mio aiuto o affetto, solo la buonanotte standard ogni sera, perché non ne ho più voglia. Basta, ok?» Turetta non si dava pace. «Adesso mi sembra di aver perso tutto di nuovo. Non riesco a fare nulla, sono tornato al punto di partenza. Per te è solo un messaggio prima di dormire, ma per me significa tutto. Non sono pronto per questo passo, non sono pronto ad essere abbandonato. Dammi un po' più di tempo, per favore, e sono sicuro che la buonanotte fa bene anche a te, ti fa sentire bene». Gli inquirenti hanno annotato che il messaggio di buonanotte per Turetta era un modo per controllare Giulia. Era convinto che dopo quel messaggio Giulia non potesse intrattenere altre conversazioni, poiché lui poteva monitorare se lei rimaneva collegata o se disattivava la connessione per dormire. Giulia cercò di spiegargli: «Per me non è più utile dare la buonanotte, perché lo sento come un peso. Non ho bisogno di qualcuno che mi dica quando andare a letto. Decido da sola quando andare a dormire, ok? Non mi piace e mi dà fastidio». Ma Turetta non voleva ascoltare. «Mi stai cancellando, mi stai uccidendo». Continuò a insistere: «La buonanotte fa bene anche a te. Contribuisce a creare un'atmosfera positiva, a dormire meglio, a rafforzare il nostro legame. Per favore, possiamo continuare a farlo ancora per un po'?» Giulia, esausta, rispose: «Pippo, la buonanotte non è essenziale per il nostro rapporto, che continuerà comunque. Se insisti, ti blocco». A quel punto, Turetta perse il controllo. «E poi, dici a me, sei tu che ricatti e minacci». Per lui, Giulia non poteva decidere autonomamente della sua vita. Lui doveva essere al centro di tutto. Due giorni prima del delitto, Giulia aveva un brutto presentimento. «Mi spaventa.
perché so come sei, cosa hai fatto e detto in passato. Dirti l'ora e il luogo di cose che non vuoi che faccia mi fa paura, perché potresti presentarti o fare qualsiasi cosa. A volte mi fai paura. Giulia Cecchettin non voleva rivelare a Filippo Turetta i propri movimenti, perché desiderava poter stare serena, e Filippo le faceva paura. Purtroppo aveva ragione.